Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay ITA. Oggi siamo su Pro Cycling Manager 2020. Non è propriamente un AAA, ma è sicuramente un gioco che io definisco di nicchia perché è strettamente consigliato agli appassionati di ciclismo o anche a chi si sta avvicinando al mondo del ciclismo. Vi avevo già portato... Un gioco del genere vi avevo portato pro cycling manager 2016 il 24 di dicembre del 2016 quindi quasi quattro anni fa e beh ringrazio nacon che è il nuovo dall'anno scorso il nuovo ehm, diciamo distributore di questo titolo e li ringrazio per avermi concesso questa opportunità qua possiamo vedere le novità sono state aggiunte delle novità a quello che ho visto non è stato uno stravolgimento rispetto ai precedenti capitoli lo è sicuramente molto di più rispetto al 2016 che avevo portato appunto quasi 4 anni fa però non lo è rispetto ai precedenti capitoli quindi eh, anche se andate in giro come ho fatto io comunque quando mi stavo informando sul titolo e vedrete dei, dei voti comunque nella media eh, calcolate che questo discorso vale solo se avete giocato tutti i precedenti perché in caso contrario... Tutte le novità che alla fine non sono novità. Uh, di questo titolo saranno delle vere novità per voi, ma scusatemi, questo giro di parole. Il gioco è fortemente consigliato agli appassionati di ciclismo o chi ci si avvicina perché le meccaniche spesso sono lente, sono magari noiose o non danno subito dei risultati, ma c'è una pianificazione da fare a lungo termine. Ci sono due modalità di gioco: la multigiocatore che non vedremo, che è quella che ci permette di organizzare o uh, unirci a una, una tappa, una, una, una corsa o un circuito con altra gente online. Online, o la modalità in modalità single player? Uh, allora, qui ci sono diverse modalità. La modalità carriera, che è la classica la colonna portante del titolo: cioè prendiamo il controllo di una squadra, la guidiamo nella scalata della gerarchia ciclistica in più stagioni. La Pro Cyclist che mi ispira moltissimo perché interpreteremo un, un giovane ciclista 19 all'inizio della sua carriera ciclistica e seguiremo appunto la sua carriera. La gara singola eh, o la pista, dove eh, faremo varie modalità di, di corsa. Eh, vi inizio a far vedere la carriera, che è la classica, dove ehm, grazie allo Steam Workshop potremo andare a scaricare. Uh, pacchetti aggiuntivi di foto e nomi reali un altro punto di vantaggio di questo Pro Cycling Manager 2020 è il fatto che uh, rispetto agli anni precedenti hanno ancora più licenze però c'è Pro Cycling Manager Italia che ha uh, creato una mod e ho visto che comunque la mantiene l'ha mantenuta anche nelle precedenti versioni di gioco con tutti i nomi, tutte le foto, insomma i colori delle società eh, le squadre sono filtrate per divisione, la più prestigiosa della CYI se eh, è la prima volta che consigliamo di scegliere una squadra con 4 stelle o più, e infatti andremo a vedere queste, l'Astana, io mh, non ricordo se avevo già scelto questa in passato, però qua vedete tutti i ciclisti che abbiamo a disposizione, eh, ciclisti che, vediamo qua, vediamo se c'è qualche italiano. Io ammetto le mie colpe. Non sono un appassionato di, ciclista, eh, di ciclismo, ma ehm, mi è capitato di guardarlo qualche volta e soprattutto sono diversi mesi che sto valutando seriamente l'idea di iniziare a ehm, andare su strada con una bici da, da strada, insomma, e, e fare un po' di attività. Vabbè, io seleziono la stana. Come vi avevo già spiegato nel video di quattro anni fa, ve lo ripeterò di nuovo: ci sono tante meccaniche che non sono. Eh, diciamo così eh, palesi nel mondo del ciclismo. Eh, per quanto riguarda la tattica di squadra, perché tante volte uno si immagina che nel ciclismo uno prenda, vada, scappa e, e, e distacca tutti, in realtà non è proprio così, perché ci sono tante cose da valutare. Eh, rispetto alle precedenti versioni del gioco sono state cambiate ehm, l'interfaccia, che è stata resa eh, più, più immediata, e soprattutto il gioco è stato reso più accessibile. Quindi hanno semplificato un pochino quella che era l'interfaccia, che una volta era un po' troppo macchinosa, e infatti potremmo, possiamo vedere il manager con la questione degli sponsor. Quindi, la possibilità di scegliere gli sponsor, abbiamo anche i requisiti degli sponsor, ci sono una quantità spropositata di corse ciclistiche, oltre al centinaio, se non ricordo male qua ci fa vedere tutti gli obiettivi l'organico. Insomma, io adesso sto cercando di, di saltare il più possibile queste schermate per farvi vedere un pochino come funziona. Ci sono il rapporto con lo sponsor, e qua tutto quello che è l'importanza e la Milano Sanremo il primo giro dell'Ariatico, il super giro d'Italia, la Vuelta, l'Ian Premi in Spagna, insomma fornitori di equipaggiamento, quindi quello che è la fornitura di ruote, componenti, eh, il telaio, ci sono le contrattazioni, il 31 luglio si decide eh, lo sponsor per l'anno successivo, insomma che parte poi il 25 di ottobre, abbiamo la gestione delle finanze, abbiamo la squadra nazionale con le convocazioni in nazionale. Eh, abbiamo vabbè, eh, il roster di ciclismo e una cosa importante che è stata aggiunta in questa versione è un assistente che ci aiuterà nella selezione della roster del, mh, per le varie corse perché potrebbero anche accavallarsi finanza standard caratteristiche forma ciclista passa il cursore su una caratteristica per vedere le, ok queste sono tutte un po come football manager alla fine caratteristiche salute per visualizzare le caratteristiche salute clicca sul pulsante per cambiare visuale, visuale ok la forma è influenzata dalla preparazione, la gestione del menu squadra, dalla stanchezza, tra una certa soglia riduce le prestazioni del ciclista, la stanchezza si accumula, infatti dobbiamo amministrarceli. Vediamo qua la forma, un picco di forma permette al ciclista di ottenere un bonus alla propria forma giornaliera durante una gara, si attiva quando la barra arriva ai 100 punti. Ogni giorno in cui il ciclista si allena un periodo di allenamento per di... guadagna, ok sì, infatti ogni volta che fanno qualcosa vedete questo. Poi abbiamo le, vabbè, come dicevo, le... Caratteristiche eh, con la loro capacità di, ehm, diciamo, gareggiare in pianura, in montagna, adesso qua in collina, qua li possiamo mettere anche in ordine la cronometro. Eh, adesso, io poi qui il non so cosa sia, onestamente, l'accelerazione, la discesa, la resistenza. Poi, vabbè, ci sono vari tipi di gare, varie classifiche. È molto importante tenerle d'occhio tutte perché c'è la classifica generale, quella che calcola il tempo, appunto. Il Gran Premio della Montagna, quindi le salite, le grandi scalate, le, le famose salite Monteiro, lo serve, insomma. In Italia ce ne sono tante, all'estero altrettante, il Tour de France, i Pirenei, insomma. La stagione, vediamo tutto quello che abbiamo fatto, le, la classifica nel, nel ranking totale, lo stato di forma, gli allenatori e qua diventa, per quello vi dico è un gioco dedicato a chi è mh, un grande appassionato perché ci sono tante cose da regolare. Ehm, qua abbiamo visto solo il roster perché poi c'è il prestagione dove possiamo scegliere il ritmo del... Della preparazione, l'agenda in cui si va a preparare tutto, eh, gli obiettivi, gli obiettivi sono alla base della stagione: eh, Parigi, Nizza, valutazione dell'obiettivo, possiamo definire un obiettivo per ciascun leader, possiamo scegliere i gregari, infatti. Eh, non, non è come una gara di Formula 1 dove tutti gareggiano comunque per se stessi: per fare. ci sono i gregari, ci sono i leader, cioè, in pratica, pensate. Um... Il, non so, quando c'è del vento il leader viene protetto dalla squadra c'è l'addetto che va dall'ammiraglia a prendere l'acqua la borraccia, i rifornimenti di porta agli altri, bisogna anche però vedere quanto questi vengono distaccati magari dagli altri, se poi eh, vengono gestiti male a livello di, di consigli su vai, spingi, vai e poi non ne ha più, resta indietro, non riesce più a fare questo, eh, riescono a coprire il leader in discesa eh, e quindi a eh, creare una muraglia per evitargli il il vento che comunque rallenta, che dà fastidio, che stanca. Soprattutto, qua vedete il calendario con tutte le varie eh, cose: le varie competizioni. Ce ne sono veramente tante. La gi il Giro Adriatico, poi c'è la Tirreno Adriatico. Ma credo sia questa, che sono sette tappe: eh, che io avevo ho, vi ho visto una tappa, è passata proprio dove ero io in, in vacanza. È lì che mi è venuto un po' il pensiero di fare una cosa del genere. Qua abbiamo lo staff con uh, gli allenatori, gli scout, il medico. Perché poi dovremmo anche cercare: eh, dovremmo anche cercare il. Um, i nuovi ciclisti da, da reclutare. Abbiamo varie zone. Io ricordo che 4 anni fa c'era Bormio, che è qua nella mia provincia, adesso c'è Livigno. Quindi Livigno è anche lui qui nella mia provincia. Quindi possiamo selezionare tutti e spendiamo 25.000 dollari e li mandiamo lì. Eh, abbiamo i risultati con tutto quello che abbiamo ottenuto, le classifiche, l'Under 23, i momenti chiave del Super d'Italia, del Tour de France, della Vuelta, ci sono le tre principali competizioni europee, insomma le definirei. Eh, abbiamo qua invece la schermata mondo, in cui viene mostrato tutto a livello di trasferimento, a livello di tutti i trasferimenti avvenuti, le contrattazioni, l'infermeria, la squadra, un po' come c'era anche su. Uh, football manager questa è la schermata principale possiamo andare uh, vedete qua assistente alla pianificazione non me lo fa fare però c'è l'assistente alla pianificazione automatica mensile quindi pianificano loro allenamenti e tutto alcune questioni richiedono la tua attenzione infatti qua vedete che ci sono le mail dove veniamo salutati abbiamo il prestagione uh, i ciclisti possono iniziare con un livello di preparazione accetto eh, sì, è quello che abbiamo visto prima. Posso accettarlo? Ovviamente vedete, è mh, anche abbastanza per chi non è appassionato di, di ciclismo eh, noiosa come cosa perché comunque dovete gestire tante cose e le, trappe, le tappe magari sono lunghe, quindi eh, avete mh, tanto da vedere, tanto da gestire. La cosa su cui vorrei concentrarmi adesso, come primo video, poi ovviamente attenderò le vostre. Le vostre, diciamo, i vostri consigli è quello eh, di eh, che, che appunto andrò a velocità normale in caso di eventi importanti cioè noi se acceleriamo qua è molto interessante come cosa ehm, no volevo tornare alla pagina principale del gioco perché eh, voglio andare a fare la modalità eh, carriera e la esploreremo insieme ed eccoci nuovamente nella schermata principale. Andiamo a fare la modalità Pro Cyclist. Il gioco, ecco, non vi ho detto, costa 27,99€. Quindi non costa neanche tantissimo. Creiamo la partita e andiamo a creare il nostro giovane ciclista. Eh, è la prima volta che faccio questa modalità. Anche nello scorso video c'era, nel 2016, ma non l'ho mai fatto. Allora, io adesso voglio fare. Forniamo i dati. Quindi. Io lo chiamerò Indy. E di nome Andrea che è il mio nome. Sono italiano e quindi andrò a scegliere la bandiera lombardo. Io sono... <ride> sono contro ogni legge immaginabile di... <ride> eh, sono pa bello pallido io. Non c'è il baffo alla Pablo Escobar. Eh? Ah no, posso caricare anche la foto, ma in realtà... Vabbè, dai, mi, mi metto questa faccia un po' accigliata. Va bene, creiamo... Barbe e baffi, eccoli qua. Bene. Allora, siamo eh, 19 anni, come già vi dicevo. Eh, allora, l'asse principale possiamo scegliere. Che cosa possiamo scegliere? Niente, non me lo fa fare. Non me lo fa scegliere. Ah, mi sta spiegando. Allora, asse principale secondario: il tipo di ciclista che hai. il primo è più importante, mentre il secondo serve a produrre un ciclista più versatile, potenziale più alto e più possibile che le caratteristiche migliorino durante il gioco. La prima colonna mostra le caratteristiche del tuo ciclista in base Io voglio fare una, un velocista. Non lo so, non dico così a caso. Ehm, va bene, allora vedete che io posso fare cronometro, velocista. Allora, da quello che io ho capito, poi magari mi correggerà qualche appassionato di ciclismo che guarderà questo video, ci sono dei ciclisti che comunque non hanno magari la, la capacità di vincere un giro, ma possono portare dei punti nella classifica punti, vincere dei gran primi nella montagna, insomma. Eh, io voglio fare il versatile, montagne e crono. Ciclista ideale? Eh sì, voglio farlo. Se io invece gli dicessi scalatore... Può fare buona figura in gare prestigiose. Eh, fortissima accelerazione. Adoro collezionare vittorie di tappa. Ma quando il treno non lo permette, può anche fare buona figura. Sì. Ehm, è leggero. No, io non sono leggero. Dai, corsa a tappe. Perché poi c'è Classifica del Nord. Passista. Passista è un ciclista che ama i tratti pianeggianti. Sì, questo sarei io a dire la verità. Ehm, può partecipare a lunghe fughe. Tenere a bada il gruppo. Può essere un gregario di lusso. Sì, perché bisogna anche tenere d'occhio. Che magari qualcuno va via. Allora qualcuno lo va a riprendere. Perché è tutta una cosa psicologica, dal punto di vista del tenersi concentrati. Eh, L'avversità del tempo atmosferico del vento. Insomma, asse secondario lo aiutano. Io faccio uno scalatore. Sono uno scalatore potenziale. Molto buono. Ma io mi chiedo perché uno debba. Io sono un potenziale campione, perché dovrei essere un, un molto buono, quando, almeno in gioco, voglio dire. Le squadre sono divise in tre divisioni, la Sea World, la Tour, la Continental Pro e la Continental. Per il tuo primo contratto avrai accesso alle squadre delle ultime due divisioni. Se scegli un team Continental Pro, avrai un programma più pieno. Va bene, classifica all'interno della squadra, sono secondo su 19. Allora, andiamo avanti. Uh, Continental Pro, Continental Pro, la Tour... Ah, posso scegliere una di queste. No, io faccio gareggio qui. Questa, oddio, c'è questa, però. Um, allora, meglio essere basso. No, io voglio essere uno di punta, ma di una divisione un po' più bassa. Squadra tedesca. E invece passiamo sopra. Abbiamo un anno di contratto e guadagniamo 2500 euro al mese. Quindi va bene. Sono molto curioso di vedere questa modalità. Cominciamo con le principali caratteristiche che ti permetteranno di comprendere il funzionamento. Va bene, i messaggi si trovano a schermata home, ok, come la modalità carriera, l'allenamento, puoi vedere un assunto dei parametri di stato, eh, in basso elenca gli obiettivi principali nel corso della tua carriera, vittorie, monumenti, classifiche, eh, allora, P, punti esperienza, perché si sale di livello, i punti esperienza si ottengono portando a termine gli obiettivi imposti dal tuo manager, negli ultimi anni della tua carriera, il livello delle tue prestazioni inizierà a calare. Sarà il momento di pensare di scegliere una nuova carriera o rinascere come giovane ciclista. Ok. La soddisfazione del manager è un parametro importante. Va bene, va bene, molto interessante. Ehm, non lo so. Non so, siamo a gennaio. Vado alla pagina dell'allenamento. puoi gestire il tuo dal 2 di gennaio. Siamo all'1 di gennaio, quindi mi attacco. Ufficio, dati ciclista, questo sono io tutte le mie statistiche le mie abilità personalità insomma si può salire di livello sì, si possono spendere i punti in personalità prestazioni scoperta e corsa va bene andiamo avanti alcune questioni meritano la tua attenzione ok dobbiamo andare qui prestagione allora accetto va bene Sì, tanto qua mi ha deciso tutto quindi dal 2 di gennaio possiamo mettere Ah, posso premere la barra spazzatrice quando voglio per terminare la simulazione. Lo faccio così vado alla pagina dell'allenamento. Eh, posso scegliere la programmazione. Io lascio questa perché alla fine... Prossimo evento, quando è? Questa? No. Ehm, niente, no, dai, andiamo. Voglio provare subito, giusto per... Non... Uh... Non tediarvi troppo. Voglio provare a vedere come funziona. Graficamente diciamo, non ha fatto dei grandissimi passi avanti il gioco rispetto alle precedenti versioni, però andiamo a vedere. Allora, Andrea indie Andrea in camperita che è il mio account. la mia forma. Valore medio, vabbè, questo è il piano. Va bene. Posso fare una simulazione, posso fare una corsa rapida. Allora, la squadra ha deciso di iscrivermi alla Sianid Cup, che Sianid sono gli sviluppatori, insomma, quindi è una coppa non ufficiale, presumo. Eh, ha deciso di includermi nelle roster tra, tu, cioè, ne, tra tutti i ciclisti. Ha messo me in squadra queste sei persone, questi sei ciclisti per questa coppa. riunione informativa. Vediamo, mm, non vedo i dati degli altri. Io però sono un in picco di forma, sono fresco. Eh, qua ci sono bezioni per la corsa, sono sfidano le varie cose, facciamolo con questa d Un altro difetto che adesso andiamo a verificare subito, che ho letto è la um, lentezza del caricamento. SD o non SD Dicono che comunque sia molto lento nel caricare Abbiamo una tappa Senza grossi picchi Diciamo in termini di, di salite Cioè salita e discesa E sono 96 km 93 Telecronica in inglese Mi chiedo solo se Va bene Vediamo come funziona perché non ne ho la minima idea Allora Altri ciclisti Ellomat. Vai in fuga, ruolo passista. Mi hanno detto di fare il passista. Vai in fuga, inizio gara e tieni dura per la maggior parte del tempo possibile. Ok. Allora, alt. È appena partita una fuga, sarebbe pericolosa, ma in realtà sarebbe. Sembrerebbe pericoloso, ma in realtà attaccare così presto in una gara abbastanza rischiosa, tatticamente, e raramente porta frutti. È quello che dicevo all'inizio: per le piccole squadre in cui non c'è un ciclista o un velocista in grado di combattere per la vittoria nei chilometri finali, è una buona occasione per avere un po' di visibilità. Bisogna calcolare anche questo, in effetti. La cosa potrebbe diventare movimentata nei prossimi chilometri, a meno che il gruppo non rallenti dopo un po' per dare tempo. Ok, è una tattica sul lungo periodo, ed è il motivo per cui io credo, in un'opinione meramente personale, bisogna essere davvero degli appassionati. Perché... Ok, dai. Uh, se davanti a te non ci sono ciclisti, che vuoi raggiungere una fuga, puoi attaccare uno dei due ciclisti, meglio posizionati in testa, puoi impartire uno o due... Sì, perché in effetti tirare... Uh, senza avere nessuno davanti è, un po è più faticoso che avendo qualcuno davanti quando la guida di un gruppo eh, è ovvio che un ciclista si stanchi di più di quando si trova a ruota, di, è quello che dicevo adesso, specialmente se il tracciato è pianeggiante o leggermente in pendenza. Diverso il discorso per le scalate, pendenza superiore al 5%. Va bene, dai, uh, andiamo in fuga allora. Stop. Ah, no, 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 ok, posso mettere in pausa così e mi studio i tasti. Attacca, mantenere la posizione. Tira, tira da solo, prendi acqua. Attacca. Attacca. E attenzione, che Indy se ne va. Che fa? Vai in fuga? Oh, freni rotti! St stiamo, stiamo andando via. Sì, poi. Oddio, il, mo il movimento è un po' quello che. È. Quello c'è da dire. Ah, posso ruotare la visuale così. Ok, eccomi qua. Ok, eh, non tira più. Attacca, attacca. Mi sono stancato, vedete che eh, mi sono stancato perché la barra rossa è scesa. Quindi questa è la forma generale, quella che ci portiamo dietro tappa dopo tappa. Questa è la forma durante il percorso, credo. E qua il rosso invece quando eh, ho fatto lo scatto non ne avevo più. E, e basta. Adesso abbiamo tre gruppi. Eh, Distaccati di 15 24, 4, 4 gruppi della verità. Eh, io sono qui. Sono il gruppo e 2, sono indietro. O sbaglio? No, il avanti dovrebbe essere di qua. Non sono nel gruppo 1, sono nel gruppo 2. Eh, tira da solo. Cioè vorrei chiedere ai compagni di darmi una mano, ma... Ah, posso spostare anche questa? Ok. Ok, dai, è il momento di attaccare. E intanto qua vediamo il proseguo della tappa dove... Poi vabbè, ci sono le tappe quelle famose, insomma, sono fatte abbastanza nel minimo particolare. Allora, io sono nel gruppo E1 adesso, io sono il gruppo di testa, sono secondo nella tappa, e abbiamo un gruppo dietro a 30 secondi, sì, è simbolico perché il gruppo è lì, e poi a 36 il resto. Quindi è tutto, almeno l'ho sempre reputato così, abbastanza in miniatura. Um, poi vabbè, devo, devo capire dove abbiamo dentro la, la, la nostra squadra, con capire dov'è perché abbiamo nel gruppo E2 un compagno, qua abbiamo il battito, una figata. La quantità d'acqua, posso chiedere l'acqua. E sto facendo fatica a recuperare, però sto facendo quello che. Eccola qua, cooperazione di gruppo, eccolo qua. Vorrebbe tirare, ma il ritmo è troppo sostenuto. Eh, sforzo consigliato. Ok, gli altri invece rispettano il proprio turno di staffetta. Eh, vedete, non è fatto assolutamente male a livello manageriale. Adesso lo stiamo giocando in, nella modalità carriera, quindi siamo solo noi, ma immaginate di doverne gestire diversi tappa per tappa per portarsi a casa dei risultati è figo cioè è, è parecchio figo come tipo di gioco guardate io sono proprio minuto rispetto a sto gigantone qui eh, la bici è bella poi dovrò vedere se, se è possibile modificarla eh, io sto mantenendo la testa della corsa eh, però <ride> Vedete, mi sta sfiancando tantissimo. Eh, avrei bisogno anche di, di qualche compagno, magari perché io, onestamente, non, non ne ho più. Non ne ho più perché ci stanno arrivando le salite, e, e di forza io non ne ho. Bisogna, bisogna, vabbè. Io spero voi apprezziate anche la mia ignoranza nel campo e il mio impegno. Però attenzione Indy sempre nel gruppone e Indy tiene con lo stomaco dentro al giornale insegue segue l'Eleu che fugge. Ma il gruppo attualmente è avanti con un distacco di un minuto e 20 secondi. Stiamo per arrivare a metà tappa, possiamo anche accelerare. Poi qua, vabbè, ci sono le, le riprese quelle dall'alto che belle, viste così. Però, essendo in tempo, cioè diciamo in, uh, in modalità carriera, sarebbe meglio così. Meglio per la carriera, vabbè, intanto mi tengo questa. Eh, sì, sono abbastanza stanchino eh. Vediamo se ce la faccio fare la tappa senza bere eh, Intanto i gruppi sono, si sono ridotti a due Un gruppo adesso, e vedete il gruppone dietro Che poi in realtà sono 50 metri Ma qui sono, risultano un minuto e, e mezzo quasi Salve il Pubblico che segue Siamo ormai a metà tappa Devo accelerare un pochino perché Posso accelerare la velocità di gara Vedete che Intanto, così giusto per non uh, tediarvi. Eh, adesso sono io in mezzo, faccio gruppo da solo, vorrei uh, diminuire, uh, perché ho intenzione di... No, mh, di fare niente, perché non, uh, non ce la faccio. Non ce la faccio a tirare. Cursore sforzo. Poi bisogna capire proprio tutto, tutto quello che è. Mantenere la posizione. No. E eh, non posso neanche scappare, ho bisogno dell'acqua io. No, acqua ce n'è. Mi, mi sto distruggendo. Mi sto veramente distruggendo. E tra l'altro, stanno anche arrivando gli altri. Perché sono nel gruppo ormai. Mi ha mi preso il gruppo, non ne ho più, è, è finita. Dovreste darmi una mano, però, squadra. Perché sono stato davanti per metà corsa nel gruppo di testa, eh, però non, non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. Non ce la faccio. Sono, sono stanco. Sono, è, è la mia immagine questa. E sono io trasposto videoludicamente. Non ce la faccio, non ne ho più. Eh, pensare di andare a prendere l'acqua mi, mi distrugge perché mi porterebbe in fondo al gruppo. Uh, adesso cerchiamo di, di riposare, vediamo se riesco a riposare un po' e poi facciamo una fuga di nuovo cercando di... Adesso accelero un po' il tempo, ho recuperato, perfetto, e adesso andiamo. No, non posso più andare, uh, tira. È il momento di tirare. Sono nel gruppo P. Che è quello in fondo, è il momento di, di andare. Momento di senza infamia, senza lode in mezzo al gruppo. Non ne ho più. Però io continuo a ritirare. Stiamo per arrivare. Siamo a per 8 adesso, quindi stiamo velocizzando parecchio la, la tappa. E arriviamo alla fine. Che ormai. Il ciclista 19enne non ne ha davvero più. Sono nel gruppo P. No, sono nel gruppo A4. Sono a metà. Sono a metà. Sono a metà. Eh, niente, andiamo. Eh, adesso ormai arriviamo. Arriviamo. Ce l'arrivo. Non posso neanche più. Sto tirando, ma... Sono indietro in base a tutta la squadra Quindi eh, Direi tira da solo Ma non, non ce n'è più È finita Avrei dovuto gestirla meglio Ma un'auto ferma in mezzo alla strada Tiro così E vediamo che cosa abbiamo combinato Ecco siamo arrivati eh, Non so cosa sia successo Però Vedi il replay Il podio Non Abbiamo avuto il battesimo di fuoco come mi ricorda Steam, vediamo i risultati. Vediamo come è andato Andrea Indy. Eh, però è stata, è stata veramente un'esplosione. Un siamo arrivati a 59 per quello che conta, senza tempo: senza tempo nel senso che siamo arrivati insieme a questo. Non è che stanno a vedere decimi, centesimi, millesimi, più 4 minuti e 17 nella classifica generale. E gli altri compagni di squadra sono arrivati qua eh, tutti lì uguali, quindi sono 4 minuti più avanti di me. Dopo le tue eccellenti prestazioni hai ottenuto punti esperienza. Ok, no, all'inizio ok, non pretendono che vinciamo subito. Uh, ottieni un'esposizione durante la fuga per almeno 65 km abbiamo fatto uh, visibilità per 25 km su 60, 25 su 65 richiesti, quindi la mia fuga è stata valutata in modo mediocre e mi sarei dovuto allenare di più durante l'inverno io devo dirvi una cosa, mi sono complessivamente divertito, perché potrebbe essere un titolo davvero davvero interessante da uh, studiare, e soprattutto qua non è che bisogna andare a studiarsi Uh, dei giochi, dei tutorial bisogna studiarsi il ciclismo e se siete appassionati ve lo godrete, se vi ha sempre ispirato, spero di avervi dato un'idea di quella che è la modalità carriera che mette meno pressione sul giocatore rispetto alla modalità carriera dove gestite tutto di un team, questo era Pro Cycling Manager 2020, grazie ancora a Nacon e i suoi PR per la possibilità di portare il gioco un saluto a tutti attendo i vostri commenti qua sotto alla prossima e ciao ciao